Bella ragazzi, sono Bardo Roy e oggi siamo qui su una nuova demo horror di Unfollow, che è un gioco fatto con Unreal Engine e dovrebbe essere molto molto figo. C'è anche l'italiano, quindi già sono 10 punti in più. Non ricordo assolutamente, ragazzi, qual è la Il trailer, com'era fatto il gioco, perché ovviamente scarico i giochi. Parlano Cos'è successo? Dove anche in sono? italiano, raga. Troppo bello. Però comunque io il fatto che le luci te si accendano quando tu ti avvicini non un po' mi farebbero preoccupate, dica la verità. Allora, dicevamo, dobbiamo cercare delle batterie. No, basta, basta, spegnitele, basta, te sopporto più. Cazzo, le trovo le batterie. Smontare, smontare cosa. Dove stanno le batterie? Invece di qua da. Raga, ma sta porta prima non era aperta. No, la telecamera tipo Outlast, no. Ah, meno male, no, devo chiappare io. Ho sentito qualche rumore un po' particolare. Mo che c'ho la batteria? Fosse qualcuno. No, scusa bro, è occupato, bastava dirlo. Mo sta a venire a buttar culo. Ah, una chiave. Devo riuscire a prenderla, ma mi serve anche qualcosa di sottile per arrivarci. Usa il tuo cazzo. Ah no, è una femmina. Come? No, maiale, no. Whale, whale. Ci ho provato, davvero, ho provato a restare tua amica, ma l'amicizia non funziona così. Io adesso mi giro e c'è sarà mio zio che mi insulta. No, no, si è tagliata le vene. Porca madonna. Ok, non c'è. Oh, guarda che bella luce che c'è adesso, eh. Che è là per terra, sangue? Quindi io immagino che debba andare proprio. Vaffanculo, vaffanculo. Sì, So pronto. che hai detto di voler restare sola, ma sono preoccupata per te. Per No, curiosità, guardi, non quando compro sei niente. tranquilla, Mia mamma non c'è. certo. Non mi puoi cercare solo quando puoi vomitare veleno su di un'altra persona e non esserci mai quando ne ho bisogno. È quasi un anno che va avanti così, eh. Mi dispiace. Bro. Raga, ma in tutto ciò, che cazzo di casa c'hanno questi? Ma quanti piani c'hanno? Dico davvero, sei la mia No, oh. migliore amica dalla prima elementare, ma questa non sei tu. Mi sembra di vedere un'altra persona. Mi manca. No, ma guarda dove stanno a Manao. Questi sono matti fragili. Ma mo aspetto, che qualcosa succeda. E latte? Non penso di avere. Raga, questi hanno una casa incredibile. Cioè, è una cosa gigante. No, qua è buio, eh. Oddio, ci stanno i. Sta a piovere, raga. Infatti, una cosa importantissima. Non fate caso allo stendino qua dietro, ma sai, quando Cristo effettivamente ti odia e tu stendi i panni e dopo ben 3 minuti diventa tutto nero e sta a cominciare a diluviare con i fulmini e saette. Vuol dire che Gesù così bene non ti vuole. Non so se sentite ogni tanto i tuoni che sta facendo fuori. Comunque, detto questo, continuiamo. Un cacciavite. Con Con questa questo devo io poi. provare a prendere la Ah, chiave nel lavandino. già ero pronto, gliela poi inficca in gola se te si avvicina qualcuno di me. Io qua, oddio. Cos'era? Che è quel coso? Adesso non è il momento per chiamare. Pare quello di Death Note, però, eh. Ma non so. Oh!
presto. Cioè, no, ok. Basta saperlo. Cazzo che ansia di host. Ma non vale se lei può passare attraverso le pareti. Vaffanculo, tuo padre è un coglione. Tuo padre è un coglione. Mi hai fatto cagare in mano, bastardo tuo padre. Dio. Mi sono cagato sotto. Vaffanculo la madonna. Sono andato completamente a caso ovviamente, raga, non è che c'è. Prova, raga. Ma secondo voi... cioè quella mi segue ancora. Raga, se sta alza un vento... porco madonna! Seguo ancora. Ah, ma non so se era una cosa. Ah, ok, doveva andare così. Dai. Cioè, potevo fare niente. Ok, devo dire che mette un po' di ansia sto fregno strano che te corre appresso. Ma poi è neanche a strada male. Cioè, ma scusa, raga. Piccola chicca. Questa è dovuta andare a piazza. Aspetta che devo pure andare a chiudere la finestra. Dicevo, mi sta zitta un attimo, perché io sto parlando e poi fai i sussurri nelle orecchie e mi fai sentire male. Invece di andare a piazza cacciavite, no, ti raccomando, premevi quel, proprio quel bottoncino sopra il rubinetto, che fa salire il tappo. Salendo il tappo tu levavi la chiave. Però invece di andare in mezzo ai mostri in cantina. Non mi giro. E sta chiave di che è? Mo? Bambini, per favore, non strillate. Non era così prima, eh. Ti sorprende sempre di più questa casa? Non ti sorprende un cazzo, è una merda. Non ci abiterei mai in una casa del genere. Ma che cazzo c'entra dentro sto scantinato così, raga? Parliamo se chiaro. Ok, vi lascio sempre qua se volete leggere. Ok. Andiamo verso del rosso, perché tanto dobbiamo andare sempre dove sta verso. Raga, ma che c'hanno questi dentro casa? Ma che è? Che scala è? Cioè, che casa è? Dubai. Mio padre. Ah. Oh, questo qua devo andare a mettere giù, eh. Buoni, buoni, raga. Il vento fermato. Mi sono cagato sotto. Ma che siete matti? Ragazzi, c'è sta il vento che ha fatto sulla finestra, ha strusciato tipo nel laccetto. Sentite il rumore, eh? Quelli erano passi, io sono fermo, sono in pausa. E mi è sembrato come se stavi, cioè tipo il rumore di uno che strisciava i piedi, fermati, una cosa orribile, raga, mi sono cagato in mano. Non ammazza? Allora, probabilmente ci saranno i mostri che mi vanno a ammazzare. 5 fasi del dolore. Negazione, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione. Per me. Che cazzo è sta cosa? Sei inquietante fragica. È una cifra inquietante. La luce fuori. Quello è un piatto, penso, col sangue. Demoniality or incubi e succubi. Ok, quindi hanno Grace. Oh. Non Grace. Sarai sempre comunque una colonia, la migliore del mondo. Ok, quindi mio Dio. Abbiamo avuto questa conversazione anni fa. Mi manca. Mi sembra di non vederla da un'eternità. Ok, l'ha spiegato lui. No, si è scatenato il demonio. Aiardo però, eh? Molto fica come cosa questa.
quindi abbiamo detto che qua non possiamo fare più nulla, quindi torniamo verso dietro. Sì, non so, ma questa non è Kokeshi. Quindi, raga, mi sa che il gioco è in italiano, ecco perché è in italiano. Questo vi fa capire quanto effettivamente io abbia la memoria di un... boh, penso che un brugo c'ha più memoria di me. Ah, forse per farmi vedere che banniti dall'altra parte. Penso proprio di sì. Ok. Ma io dall'altra parte come ci vado? Che qua è tutto chiuso. Porca madonna! Porca madonna! Fottuto pezzo di merda. Ho parlato, vaffanculo. Ho parlato? No, perché non ce ne stanno troppi jumps. Che bam! So, ho beccato uno e mi è arrivato un destro in faccia, ma no. Ma hanno dato? È un cuore? Vecchio CD. Cosa? E col cuore adesso che dovrei fare? Ah, i spaghetti del cuore. Ho capito adesso i spaghetti del cuore. Tacci tu, a te sei un coglione, te sputeresi i piedi. Un cuore, mezzo litro di... ok, vabbè, ci sta. Qua ci stanno queste. Ok. E latte sarà frigo. Allora, non lo posso aprire. Ah, vedi perché mi ha aperta la porta. Bro. Allora, abbiamo detto. Un cuore c'haemo, mezzo di latte c'haemo, spaghetti con polpetta avanzati c'haemo. Tagliate il cuore a lastrelle e mettete metà per guarnizione. Ma che cazzo sto a vedere? Ma che significa? Ma io devo cucinare davvero? Io devo cucinare davvero, raga. È incredibile. Sto dando... Beh, questo è un piatto serio. Cioè, proprio ristorante... Oh, è un po' pagato, mi dirai. E io ti dico pure di sì. Oh, sono entrato dentro a un braccio. Cioè, ma che cazzo... Questo è un confronto cracco, spostate. Ah, proprio tutto il piatto lui si mangia, pure la ceramica. Un po' dura, forse. Dai, magari potrebbe fare un po' male ai denti. Mangiasse la ceramica. Boh, ci deve avere dei denti incredibili. Maiale, vedi? Non body shaming, ragazzi, non è divertente, è brutta cosa. Comunque, mando un appello a coloro a cui vengono dette queste cose. Tu prendi un cacciavite con la punta fina e gliela inficchi qua sotto la giugulare. Credevo che, ragazzi, una volta tornata a scuola così in forma tutti avrebbero notato il cambiamento. So che non è vero. Mi hanno preso in giro per anni, facendomi sentire un mostro. E dopo essermi affamata per un'estate intera, nemmeno un complimento o delle scuse. Niente, non mi calcolano. Ora che hanno perso il divertimento, fanno finta di non vedermi. Ma non potranno ignorarmi per sempre. Diventerò migliore. Diventerò speciale. Non mi ricordo come si chiama, raga. Saranno costretti a guardarmi. Almeno il ragazzo lo conosco. Gli altri due devono guardarmi. Ok, ragazzi, detto questo, la nostra demo è finita. Io spero che vi sia piaciuta. Volevo, ragazzi, una cosa importantissima. Volevo ringraziarvi davvero con tutto il cuore di che siamo arrivati a 110 iscritti, mi pare, adesso, in questo momento. È un traguardo, ragazzi, che per me significa veramente tanto, perché non avrei mai pensato in realtà di neanche di riuscire ad arrivare a già a 50.
Invece in pochissimi giorni c'è stata una crescita, ragazzi, incredibile. Io vi ringrazio davvero con tutto me stesso. Detto questo, vi do un bacione. Il gioco, ovviamente, quando uscirà completo lo giocheremo, perché va fatto. È italiano, quindi sono sempre contento anche di giocare effettivamente dei giochi horror italiani, dato che in Italia, secondo me, i giochi horror non hanno tutto quel... diciamo, non hanno la fama che dovrebbero avere, secondo il mio punto di vista, perché dopo i Call of Duty, per me i giochi horror sono quelli più belli. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio di aver guardato il video, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!